Cosa gli hai fatto, Vanessa? Ma è un popolo out. Io non ho fatto niente. Beh, andiamo avanti. Allora, ci siamo qua, ci siamo al momento numero uno, no? Le tre coppie più votate, diciamo. Diciamo le tre coppie e se non sbaglio dalla media del blog degli SMS e del cartaceo è venuta una leggera differenza di 0,5%. Esatto, secondo me scopriremo se il giornale per una settimana. Sappiamo che quella che abbiamo trovato signori, stiamo parlando di 46.000 voti, quindi una marea. Quando li vedremo sul giornale tutta la serata? Vedremo alla vigilia della settimana, perché il giornale è più giovane, la domani la vedremo per il prossimo video e il copertino alla principale stasera. Mi dice stasera, quindi voluto avvicinare tutti i premi che verranno, vinceranno anche giustamente la copertina come coppia più vista dell'anno. Certamente. E la mia curiosità di vedere che ci sarà questa coppia, anche la cosa bella di questa coppia, è che in questo momento non sono, magari non sono ancora coppia, anzi, per regolamento non sono ancora coppia, e c'è qualcuno là fuori, magari per loro, che trova una proposta ancora questa. E quindi vedremo qua tra l'anno chi parteciperà e chi sarà la coppia del 2011. Proviamo adesso, prima pensiamo alla coppia del 2010, eh? È sempre avanti, come dice, facciamo un applauso e io direi Veronica, vi andiamo a chiamare. Sì, sì, chiamiamo tutte e tre e chiamiamo anche lei, io la voglio sul palco in questo momento. Da Letonia mi sfama visto, Giulia. Hai dopo fatto un applauso. La mamma di quattro bambini. Ho capito, ma la mamma di quattro bambini. Scusate, dire Giulia. Allora io c'ero quando è stata eletta, anzi abbiamo eletto a Rodi Vista. Tra 8.000 mani, giusto? Come? Tra 8.000 mani. No, sì, non erano tutte lì perché sennò, perché 8.000 mani sono circa, visto, le mamme che partecipano a quel concorso hanno una media di 3 figli a testa, infatti è in media. Quindi sarebbero 24.000 bambini che forse un po' troppo. Tutti insieme, insomma. Esatto, abbiamo dato anche l'importanza a Miss Mamma, Miss, giustamente, dove tu? Guarda che mamma, e la mia. George Leonard e Carmela Gualtieri. E la parte mia, guarda, io ho ancora amicizia con il principe. Dov'è? Dov'è? Il principe e la farfallina, dove sono? Principe? Il principe. Vabbè, andiamo avanti mentre il principe sta qui nei paraggi, quindi arriverà a noi. Eccolo lì. Cos'è? Giorgio, vieni sul palco! Ah, non è Giorgio! Eccoli! Dove? Eccolo! Un applauso! Giorgio e Giorgio! Giorgio e Giorgio! Buonasera! Saluto di quello che sono i signori! Come sai? Non è perché vedo che porti ai tuoi piedi le mie scarpe, quindi ogni volta vedo che la gente porta le mie scarpe che produco io, sono contento perché io sapevo che avrei potuto. Carmela, come stai? Tutto bene? Allora loro sono la prima coppia, qui perfetto, c'è il direttore, passiamo alla seconda coppia, per Benito e Pedro Parrucca. Esatto. Più che altro è un onore presentarlo, farmi presentare da te, che sei la nostra inquilina. Ah, ok. E certo, poi siamo arrivati adesso anche un'altra volta che ti conosci, quindi
iniziamo con le premiazioni perché va benissimo. Allora, prendiamo anche la terza, a questo punto poi iniziamo con le premiazioni. Tutti amici, voi qui. Allora, iniziamo con le generazioni. Giulia, il direttore. Giorgio Leonard e Carmela Gualtieri. L'altra volta. Ah, ok, questo è il premio. È il premio. Ok, grazie. Cos'è? È un pacco di giornali visto? No. Un pacco di scarpe. No, ok, grazie. Vabbè, ti posso anche rispondere. Lei dà che in più avete vinto. Una, buonasera, arriva da qui, magari fanno di presento. La coppia del GF 2009. Ah no, scusa, 2010. Costa giù. Dicevi anche una settimana a capovolgere. Cioè, grazie. Un viaggio di una settimana a Capovolto. Ok, nei villaggi visuali? No. In un altro villaggio, una settimana a Capovolto. Grazie mille per la risposta. No, il premio non te lo ridò, volevi il viaggio? Ok. E poi, grazie. Complimenti, fate un applauso. Grazie mille. E Carmela? Rimanete qui. Vi consegna i premi Giulia, adesso Giulia ci sei, eccolo qui con il direttore che vi consegna le scarpe, ecco se si ripete la parte, e più avete visto una settimana, un soggiorno di una settimana presso le Fratiche Resort in Sardegna a San Pedro. Quindi una settimana di vacanza, quando volete andate e vi fate una settimana a cena, volete aspettare l'estate, andate in Sardegna, tutto offerto da Visto. Non perché non abbiamo dato il... Perfetto, andate lì per le foto e rimanete qui con Giorgio e Carmela perché poi andremo a leggere la coppia più vista dell'anno. Buonasera! Buonasera! Come va? Io lo chiedo a lui e quello che faccio rispondere a lui perché con la tecnologia Veronica mi è sparita. Ah, perfetto, dato il microfono anche alla... Allora, buonasera. Buonasera, la carica ce l'ha? Dopo andiamo a fare un po'.